Un altro storico passo verso i playoff della Serie B. L'audace Cerignola non smette di stupire ed emozionare. Al Monterisi finisce 1-0 contro una grande ex della Serie A, il Pescara. Le emozioni partono a razzo e dopo 2 minuti c'è la possibilità di andare in vantaggio su rigore procurato da Schick, ma incredibilmente Re Leone Malcore se lo fa parare. Al 13esimo Abruzzese vicino alla rete con un tiro all'apparenza innocuo di Vergani crea qualche problema al portiere giallo-blu. Le due squadre ci mettono grinta ed ardore nel superarsi. Al 22esimo la rete del meritato vantaggio locale. Su punizione di Ashik come un falco arriva a Capomaggio ed infila 1-0 audace. Il Pescara ci riprova con Crescenzi, palla di poco fuori. Abruzzesi che hanno reclamato un rigore. Nella ripresa due occasioni per l'audace Cerignola. Prima con Tascone, palla alta al 12esimo e poi Zac Ruggero in mezza rovesciata. Per poco non segna al 23esimo. 4 minuti più tardi ci prova il neo entrato Righetti, che serve Montini e non la mette dentro di un niente. Poi negli ultimi minuti Colai per il Pescara ci prova dal limite e in rapida successione doppio intervento del portiere giallo-blu Trezza su angolo ospite. Al triplice fischio di chiusura esplode la festa dei 2000 spettatori presenti e dei giocatori, che si portano a casa un importante successo in chiave playoff. Prossimo impegno il 4 marzo in Campania contro la Turris 0-0 a Crotone.